Ora parliamo delle conseguenze del signoraggio secondario, ovvero del meccanismo di riserva frazionaria, secondo i signoraggisti. Il punto cruciale che contestano i signoraggisti è che la banca prende i nostri soldi che noi gli diamo e invece di custodirli rigorosamente li vanno a ripestare in giro. Infatti propongono cosa? L'innalzamento di questa percentuale al 100%, cioè loro vorrebbero una riserva frazionaria del 100%. Quindi vorrebbero che la banca prenda i nostri soldi e li tenga lì in riserva tutti quanti. Questo ovviamente renderebbe questa banca non una banca, ma una cassaforte, una cassetta di sicurezza. Se qualcuno vuole che i propri soldi restino lì senza muoversi e li vogliono ritrovare dopo un po' di tempo, basta che usino una semplice cassetta di sicurezza oppure che li mettano sotto il materasso, eviterebbero anche le code agli sportelli. Il fatto è che la legge permette alla banca di disporre di questi 100 euro. Perché quando il correntista porta i soldi in banca, per la legge questi soldi diventano della banca. In cambio la banca si impegna a ridarli nei tempi e nei modi che sono previsti. Ad esempio, quando si presenta il cliente per richiedere dei soldi in contanti, oppure quando il cliente firma un assegno per conto di una terza persona, oppure quando usa il bancomat, la carta di credito e così via. Può disporre dei propri soldi nei tempi e nei modi che sono stabiliti da contratto. D'altra parte, quando la banca presta a noi dei soldi, noi con quei soldi possiamo fare quello che vogliamo. Siamo soltanto tenuti a ridarli alla banca nei tempi e nei modi che vengono stabiliti per contratto. Quindi è una cosa assolutamente normale e pacifica. I signoraggisti poi fanno due affermazioni che sono tra di loro in netto contrasto. La prima è che le banche commerciali non possono mai fallire. E la seconda è che le banche commerciali sono tutte in bancarotta. Queste cose tra di loro sono un po' in contrasto, ma come fanno soprattutto a dedurre due cose così diverse a partire dallo stesso esempio? È una cosa molto singolare. Dicono che le banche sono tutte in bancarotta perché siccome prestano tutti i soldi e alla fine in cassa non rimane nulla, alla fine, praticamente, se noi ci presentiamo tutti in banca a richiedere i soldi, le banche non hanno i soldi da ridarci. Questo in parte è vero, nel senso che se davvero tutti quelli che vantano i 1.000 euro si presentano in banca e la banca non ha questi 1.000 euro, ovviamente la banca si trova in difficoltà. Ma noi abbiamo visto innanzitutto, quando abbiamo parlato del signoraggio primario, che la moneta della banca centrale viene messa a fronte di titoli posseduti dalla banca commerciale. Quindi cosa fa la banca commerciale per avere denaro? Prende i titoli che ha comprato, li dà alla banca commerciale e ha indietro dei contanti. Semplicissimo. Inoltre, la banca commerciale ha sempre una quota di liquidità per ogni evenienza. L'altra cosa che affermano, abbiamo detto, è che le banche non possono mai fallire. E come mai dicono anche che le banche non possono mai fallire? Perché dicono, beh, da 100 euro ne producono 900. Come fanno a fallire delle banche che da 100 euro ne producono 900? Abbiamo visto che possono fallire perché certo che hanno 900 euro che prestano, ma hanno dei debiti per 1.000 euro. Quindi è normale che le banche che prestano soldi a persone magari inaffidabili o facciano degli investimenti sbagliati, ad esempio titoli tossici, eccetera, eccetera, possano ritrovarsi in difficoltà, non poter ridare i soldi ai propri correntisti. Vorrei chiudere finalmente con una bella sfida. Cari signoraggisti, voi dite che le banche commerciali prendono 100 euro, le moltiplicano fino a crearne 900, anche di più. E inoltre che le banche commerciali dovrebbero prestare soldi senza interessi perché è scandaloso prendere 100 euro, moltiplicarli e poi chiedere anche gli interessi. Benissimo. Poi dite anche, nella grande teoria del complotto mondiale, che siccome le banche commerciali dominano le grandi nazioni, quelle banche che producono denaro in questo modo illecito, secondo voi,
possono, grazie a questo meccanismo, dominare il mondo intero. Bene, perché non avete fatto una vostra banca commerciale? Perché non avete ancora fondato una banca commerciale dei signoraggisti che riesca a moltiplicare il denaro come voi raccontate che fa? Perché non fate una vostra banca dei signoraggisti che presti denaro senza interessi? Diventereste in breve tempo la banca più grande del mondo, tutti verrebbero a chiedere soldi a voi, perché voi sareste in grado di moltiplicare denaro, quindi di prestare denaro senza interessi. Perché non lo avete ancora fatto? Forse perché anche voi sapete che quello che raccontate non è completamente vero. Grazie. Buono, buono.